Buongiorno dal TG1. La tutela della salute di chi lavora è un bene primario su cui si misura la civiltà delle economie avanzate. Quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato in occasione della 70ª giornata per le vittime di incidenti sul lavoro. Dal Capo dello Stato una riflessione sulle ripercussioni drammatiche sulla salute dei lavoratori a causa del Covid. Nadia Zikowski. L'emergenza sanitaria è stato un banco di prova per la salute dei lavoratori. Il capo dello Stato ricorda in particolare le categorie più esposte al rischio pandemia, non soltanto medici, infermieri, operatori sanitari, tra i quali si è registrato un terzo dei casi di infortuni mortali denunciati, ma anche quanti nei mesi più difficili delle chiusure hanno consentito la prosecuzione di tante attività economiche essenziali, ritenute indispensabili alla nostra vita quotidiana. La garanzia di massima sicurezza sul lavoro non deve arretrare, il messaggio di Mattarella, nemmeno davanti a un evento emergenziale drammatico come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, perché la tutela di chi lavora resta un bene primario sul quale si misura il livello di civiltà di un'economia avanzata. Anche in questo campo, riflette il Capo dello Stato nella giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, si può trarre un suggerimento virtuoso dall'esperienza fatta, aumentando gli investimenti in prevenzione e ricerca perché si mantenga forte la volontà di superare questa ferita sociale che lascia c'era il paese. Ogni morte bianca di un lavoratore è una sconfitta per lo Stato. Garantire l'incolumità è priorità assoluta. Così la Presidente del Senato Casellati, che come anche il Presidente della Camera Fico rivolge un pensiero ai medici e a chi ha perso la vita lavorando durante la pandemia. La sicurezza sul lavoro, aggiunge Fico, è un inderogabile dovere morale.